provava. Si torna dalla guerra sperando di trovare pace. Ma Lincoln non ha trovato altro che dolore. Un dolore straziante. Una cosa del genere non può che farti sprofondare in un abisso. Comunque io pensavo... Pensavo... O meglio, speravo di poterlo aiutare a trovare un po' di pace. E magari di riuscire a distogliere la sua attenzione dai Marcano. Lui era in coma quando affidammo Sammy ed Alice a Dio. E quindi non ha avuto la possibilità di salutarli. Credevo che se l'avesse fatto, avrebbe potuto tentare di condurre una vita normale. Ma non avrei potuto commettere un errore più grande. Non lo riconosco più. Sono convinto che tornare al bar di Sammy ti farà molto bene, Lincoln. A dire la verità, padre, non ne vedo il motivo. Dire addio è sempre difficile, ragazzo. Ma devi iniziare ad affrontare il dolore. Ma non mi darà ciò che voglio, padre. Magari ciò che vuoi non è ciò che ti serve. Ieri ha chiamato tua zia Lily. Voleva sapere come stai. Credo che abbia deciso di occuparsi del bar di Sammy. Non capisco perché. È ridotto malissimo. È sempre stata una donna caparbia. Forse non lo ricordi, ma dopo la morte di Perla, Sammy attraversò un periodo buio cercando di superare la perdita. Iniziò a far lavorare le ragazze nel retro del bar a ogni ora della notte. Lily si arrabbiò a morte. Entrò nel bar come una furia e cacciò via le ragazze, i clienti e persino i dipendenti di Sammy. Non avevo mai visto urlare così contro suo fratello. Mi ha detto che stava insultando Perla, ma soprattutto che così faceva del male a voi ragazzi. Stava distruggendo gli insegnamenti di vostra madre. Da quel giorno, nel bar non ci fu mai più prostituzione. Ah, tutto ciò che ricordo di quel periodo è che zia Lily ci portò a dormire da lei per un po'. Mangiavamo gelato ogni sera. Per proteggervi. Una famiglia del genere è un dono di Dio. Parcheggia davanti. Dobbiamo entrare. Ehi, ma che cazzo?